cari amici di Pianeta B-Web Radio, sono Baumiao e sono qui con un doppiatore che sicuramente conoscete tantissimi di voi, che è Davide Perino. Ciao Davide! Ciao a tutti, ciao Baumiao, grazie per avermi invitato. Ok Davide, un po' di domande diciamo da nerd, no? Diciamo le nostre domande che poi appunto questa intervista noi la trasmetteremo appunto sui nostri canali di Pianeta B-Web Radio. Allora, tu diciamo che hai doppiato degli attori anche molto famosi, no? Sì. Ok, quindi oggi tra l'altro viene anche un cosplayer che si chiama Davide Ravera, che io conosco anche, che è un cosplayer che diciamo ha fatto due personaggi molto iconici tratti dai tuoi film, no? Tratti appunto da I film di Animali Fantastici, mm-hmm. che adesso è uscito il secondo, tu hai doppiato appunto I Crimini di Grindelwald, esatto, giusto? Esatto. Ti è piaciuto doppiare questo film qua? Sì, molto. Qui si svelano, non so, non voglio fare spoiler, ma insomma, lati ancora più dolci di Newton. Io l'ho visto, in effetti è un personaggio, diciamo, sai, all'inizio comunque noi fan eravamo un po' perché comunque era tratto solo da un libricino, no? Gli Animali Fantastici, quindi non si sapeva bene appunto la Rowling dove volesse andare a parlare. Invece poi invece la trama, addirittura si parla forse di 5 film, si parla. Sì, no, sono cinque. Quindi questo secondo io ad esempio l'ho visto, diciamo che mette tanti pezzettini nella storia, diciamo che servono secondo me anche per quelli a venire, no? E poi ogni film sarà ambientato in una città diversa. Ah, vedi, qua abbiamo già scoop. È vero, in effetti, perché noi siamo partiti, sì, sono due città diverse, perché erano Parigi e Londra. Il primo era ambientato a New York, in America. E il secondo a Parigi. Il secondo a Parigi, bellissimo. Quindi adesso poi vediamo il terzo, chi lo sa? Il terzo vedremo. Ci sono dove dei, invece ci sarà in internet delle discussioni su questo. Sì, ma è una cosa cioè pazzesca, anche perché sì. Diciamo che adesso noi non spoglieremo niente, no, però no. Diciamo che secondo alla fine da diciamo uno scoop, diciamo che anch'io da fan diciamo di Harry Potter mi sono fatto un po' delle domande, quindi vediamo un po' la Rowling. Comunque diciamo che è una che solitamente poi si districa molto bene anche con gli Harry Potter, poi dà le risposte un po' a tutto. È una maestra in questo. E poi invece un altro film che hai doppiato sempre tu, che è The Danish Girl, sempre appunto... No, non ero io. Non hai doppiato non tu quello io, lì? Io ho doppiato, quello era Flavio Aquilone, sì, un altro mio bravissimo collega. Conosciamo perché anche il doppiatore di Chatelmarre, di tanti altri personaggi, esatto. Di Malfoy anche. Sì, Draco Malfoy. E tutto. Quindi io l'ho doppiato in La Teoria del Tutto. Ti ho doppiato con... cioè il film... Se parliamo di quell'attore poi. Cioè capostipite, cioè proprio La Teoria del Tutto, che lui ha vinto anche l'Oscar, ha vinto quindi proprio il film. Io credo che sia... per Danish Girl che lui abbia vinto l'Oscar, non ne sono sicuro. Radioascoltatori, scriveteci, sono bravissimi i nostri radioascoltatori. Invece per spostarci a quanto riguarda l'animazione, no? Sì. Parlavamo prima, tu parti molto da bambino, parlavamo addirittura del personaggio di Chicco della Bella e la Bestia. Sì, sì. Noi lo pensavamo che tu eri Chicco perché sei conosciuto per tante altre cose. Infatti prima parlavamo di appunto di Kurapika, di Hunter Hunter, sì. Quindi è doppiato. Poi qui c'erano dei ragazzi di appassionati di FLCL, quindi Free Cree, che è un altro personaggio a cui sono molto 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 legato. È stato bellissimo quel cartone, visionario, pazzo completamente, però molto molto bello. Kurapika, Hunter x Hunter, un'altra bellissima serie che poi si è spostata la lavorazione. Sì, quello ce lo diceva anche Leonardo Graziano, infatti, che sì. C'è stato un discorso, appunto, un cambio totale di doppiatori. Infatti, sì, perché hanno trasferito tutta la lavorazione in un'altra città. Sì, questo infatti lo diceva anche lui, che infatti poi sono stati cambiati completamente appunto tutti i doppiatori appunto sì. Di Hunter x Hunter. Sì, e io ho conosciuto una volta in una fiera tipo questa la voce che è venuta dopo di me per Kurapika. Mi ha stretto la mano, infatti io te lo devo dire, sono la nuova voce di Kurapika, non avermene, però, insomma, io, ah sei tu, no scherzo, era un ragazzo molto giovane, insomma, vabbè, sono contento che lui sia contento di lavorare a quel film, serie. Quella serie di animazione che comunque è stata anche molto importante, poi diciamo che anche in televisione ha avuto un po' gli alti in bassi, nel senso perché avendo dei discorsi comunque degli argomenti abbastanza importanti anche sì. Ante sì.
c'è sempre un discorso quando vanno questi cartoni appunto nelle fasce, sempre di fascia protetta, di contenuti, quindi non sai mai dove piazzarli. Sì, le comprano, poi un po' le rimodellano, un po' le censurano purtroppo. E Antevante diciamo che è un'altra serie che ha avuto anche diversi tagli, sì, arrangiamenti. Infatti era uscito prima con edizione Shinvision, quindi sì, che l'aveva fatto la Shinvision, poi però la stessa Shinvision aveva fatto anche l'edizione, quella che poi è andata in televisione, però l'aveva asciugata, diciamo, un pochino. Asciugata un po', insomma. Poi diciamo per il DVD che invece fanno sì, tutti i tagli li rimettono. È una serie, diciamo, che anche noi infatti su Pianeta B anche ne abbiamo discusso, diciamo, più volte, no, di questa serie qui. Adesso invece parliamo, invece tu hai anche doppiato, diciamo, un personaggio molto famoso, no? Mm-hmm. Che è un personaggio, stavolta ci spostiamo alle serie TV, no? Stiamo parlando di Marilyn. Ok, dai cartoni, no? Serie TV, perfetto. Stavo dicendo prima di Marilyn, infatti quando ci stavi firmando gli autografi, che un po' adesso è diventato il personaggio che si guardano tutti a casa. Sì. Nel senso, tutte le donne, dicevo che casa piace bene. Sì, le casalinghe, le mamme dei miei colleghi mi chiamano, cioè mi fanno chiamare e mi dicono: senti, puoi fare un saluto a mia madre che è una appassionata, si guarda sempre Marilyn. Mia madre stessa tutti i giorni si sta attaccata alla TV a guardare Marilyn. Adesso tra l'altro ne fanno tipo 4 ore al giorno di Marilyn. Sì, sì, si fa proprio la, non la maratona. Non si stufano mai? No, mai. Ma ad esempio, toglimi questa curiosità, per tua mamma, no? Che sì, comunque sai il lavoro che fai. È la mia tutto fan numero uno, mamma. Okay. Ogni scarafone è bella mamma sua. Quindi è contenta, cioè sì, nel senso, quando sente la voce di Marilyn, no? Sì. Associa la tua, vede che tu comunque la modifichi. Cioè, no, è la mia. Come mia. Lì non sì, hai sì, proprio. Sì, sì, sì. Io poche volte modifico la voce. Infatti, a volte quando mi dicono: oh, che mi fai la voce di quello? Ho fatto, guarda, non è che è la devo mia stravolgere, è semplicemente la mia. Quando richiedete così a un doppiatore: mi fai la voce di quello, dovete insomma calcolare che non sempre la voce viene caratterizzata o cambiata drasticamente per fare un certo personaggio. In genere, almeno per quanto mi riguarda, la voce è la mia. Poi se tu mi richiedi, per esempio, faccio un esempio, mi fai la voce di Cleveland Junior, di Cleveland Show, ok, quella te la faccio, è caratterizzata. Mi fai la voce di Gatto Silvestro dei Baby Looney Tunes, ok, un'altra pesante caratterizzazione. Ma tutto il resto è la mia voce. Cambia, sì, il modo di dirla. Io, se ci, non so se vedete dei video di qualcuno che mi ha preso la sprovvista e mi ha fatto: ma fai la voce, ecco. Io ho una faccia un po' perplessa, perché spesso vengo preso di sorpresa, perché dico: oddio, che voce gli faccio? Che cosa faccio? C'è la mia, poi non mi ricordo le frasi, diciamo che sono non sono bravissimo, ecco, a fare tutte queste cose. Ma secondo te quanto è importante per un doppiatore essere anche attore? È essenziale, cioè non puoi essere un doppiatore se non sei un attore. Anche perché comunque tu dici: la voce è sempre la mia, però ovviamente poi quando gli dai la voce gli dai una caratterizzazione, cioè diversa da tutti ovvio i personaggi, tipo Newt, sì, quando tu comunque lo interpreti, cioè che gli dai la voce. Quella è un'impostazione, quindi ecco, quindi quella si chiama impostazione, sì, si chiama, sì, quindi, perché ha una voce molto rilassata solitamente. Ecco, Newt, adesso mi sono segato le gambe da solo. Bello. Ora diranno: mi fai la voce con l'impostazione di Frodo Baggins? Dopo che senti, Frodo te la vanno chiesto tutti, immagino. Sì, noi non sì abbiamo anche citato il Signore degli Anelli, però penso che quello sarà il tuo cavallo di battaglia, nel le senso, foto, sì, perché tutti partono, cioè, da quello. Però i personaggi miei, come stavamo parlando io e te prima, io sono, diciamo, specializzato, vuoi o non vuoi, nella mia vita mi sono specializzato nel mondo del fantasy, tra il Signore degli Anelli, Animali Fantastici, Star Trek, Merlino, poi che altro? Tutte serie, sì, fantasy, sì, tutte cose fantasy. Ogni saga, ho calcolato che mi manca solo Star Wars e ho fatto tutte le saghe possibili e immaginabili. Però i miei personaggi non hanno una frase che li faccia ricondurre immediatamente a loro, quindi se non è un, sì, tu non hai fulmine frase di Pegasus, esatto, come Ivo De Palma, che infatti l'abbiamo intervistato ieri. Bravo. Cioè, diciamo, non hai la classica, diciamo, perché sono tutti dei personaggi, diciamo, che non sono, come si può dire, caratterizzati da una sola frase. Esatto. Anche, cioè, Merlin non ha una sola frase, né Merlin, non ha una formula magica, Frodo, non ha una, né Newton, nessuno ha una frase sua. No, quindi sarà molto divertente, in effetti, quando ti chiedono di caratterizzare, sì, ogni volta casco dalle nuvole, perché, infatti, anche prima che ti avevo chiesto Kurapika, già infatti hai pensato, ha detto: ma Kurapika non ha una frase, neanche lui.
Io sono destinato a non avere una frase ben precisa da dire. Quindi abbiamo detto che sei l'idolo delle mamme d'Italia, no? Grazie a Merlin. Sì, sì. Quindi tua madre ti sente alla televisione, cosa pensa? Quanto è bravo mio figlio. Sì, no, perché ho una voce abbastanza pulita, quindi non è una voce afona o graffiata come magari dei miei colleghi. Io sono sempre stato relegato a personaggi carucci, precisetti, sì, pulitini, o eroi, o quello o quell'altro. E quindi mamma che pensa? E mamma pensa, proprio bravo mio figlio, guarda come doppia. Come doppia bene. Ma pure lei è una doppiatrice. Alla fine. Gli è piaciuta alla fine? Tantissimo. Di Merlin? Sì, sì, le è piaciuta la fine, ma ci è rimasta male ovviamente. Ecco, perché tutti infatti dicono: il nostro finale di Merlin, tu che l'hai doppiato quando questo l'hai... finale di Merlin l'hai doppiato, non è che ti è piaciuto così. Oddio, è stato tristissimo, davvero tristissimo. Ha preso un colpo quando c'è stato davvero la parte finale finale, dove non diciamo niente a chi non l'ha vista, passa l'autobus, ecco, diciamo. E lì mi ha preso un colpo, ho detto no, non è possibile. Lì ho capito, è finita davvero. Vedi come avete? Avete il copione? Cioè tu il copione ce l'hai prima a casa? No, no, così, no. O poi direttamente in studio di registrazione? Diretto, ma che stiamo scherzando? Vedi le fasi, quindi lo vivi nel momento. Diciamo. All'istante. Io arrivo là, guardo il copione. Chi sono? Tu sei Johnny. Ok. Chi è? Quello là. Va bene, guardatela e incidi. Quando, okay. Tornando ad Animali Fantastici, quando è doppiato appunto il secondo film, no? Sì. Siccome sai che la saga di Harry Potter, si sanno che, come dicevi tutti, c'è tutta una serie di rumor dietro, di gente che vuole sapere come va avanti. Quindi immagino che tu, quando hai doppiato il primo o il secondo, ci sarà qualcuno che ti ha detto: ma cosa succede sto secondo film? Poi ma... tu sei anche il protagonista, quindi nel senso... Sì, però quello che stupisce tutti quando lo dico è che tu... io vado a pezzi e a volte neanche con una... neanche in ordine. Neanche in ordine. Quindi... E poi ne sanno sempre molto di più gli altri. Io so quello che vedo quando arrivo in sala. Nessuno mi dice niente né prima né dopo. Quindi quando parlo con qualcuno di voi, appassionato, nerd o come vogliamo, sapete sempre tutto e siete voi a dire a me le cose. Cosa che c'è qualcuno che mi dice addirittura: oh, tu doppierai quello. Ma cosa? Sì, non ti preoccupare, fra qualche mese arriverà quello che ha fatto quell'altro che ha fatto. Oddio ragazzi, cioè sapete. E poi magari troppo. arriva. Sì, no, puntualissimo, arriva. Arriva. Sì, sì, sì. Perché poi, ritornando al discorso del nerd, tu hai doppiato anche videogiochi. Perché sì, adesso è stato sì. riproposto il gioco di Spiro. No? Ma non mi hanno chiamato. L'ho fatto in passato. Sì, l'hai fatto in passato, sì. Poi intendo quelli di vecchi. Perché sì. Comunque adesso è stato rimasterizzato. Ma erano sempre i giochi, quelli lì che erano stati doppiati per la PlayStation. Quindi sì. Quelli là, stiamo parlando cioè di anni 2000. Esatto, mi chiamarono perché la voce originale è quella di Elijah Wood. Ecco. E lì, infatti, la cosa simpatica anche di quella faccenda lì è che quando fanno i videogiochi, noi ad esempio abbiamo parlato con altre doppiatrici, ad esempio Emanuela Pacotto, no? Sì, che è una doppiatrice sì, sì. che lavora tanto soprattutto sull'animazione, lei, sì. no? E quando la dice che la chiamano per i videogiochi, dice che c'è una sorta di segreto. Cioè nel senso... Non ti dicono nulla. No, sì. Nel senso che non sai niente, cioè non sai neanche il titolo tra un po' per cui stai lavorando. Beh, ti posso dire che io, quando lavoro a dei film importanti, non ti dicono il titolo, ti dicono solo chi sarà il direttore, quale sarà lo studio di registrazione e sul copione stesso della lavorazione, cioè il copione che vediamo praticamente quasi solo noi e l'adattatore, sì. c'è scritto un nome in codice, non c'è il vero titolo della lavorazione. Questo perché viene fatto proprio per non per dare paura, notizie, no, per paura che venga rintracciato il materiale durante il tragitto. Ah, quindi tipo prima... sai, uomo con la valigetta e le, e le maniglie, quindi cioè le cose, le manette attaccate. Che vada a puttellarsi sì, i posti, sì, sì. Hanno paura che tu possa rintracciare il materiale e associare il video poi al testo, poi all'audio e creare una copia. Con tutte, noi lavoriamo su copie video a schermo nero o pesantemente criptate. Senza colori, senza tutti gli schermi rovinati e via dicendo, quindi bande che passano. Quando lavoriamo, quindi non vediamo quasi niente. L'audio, vabbè, lo mettiamo noi, loro ci lasciano la colonna sonora, la musica effetti, il parlato ovviamente, e poi i dialoghi passano attraverso il traduttore, il dialoghista e poi arrivano in sala. Pazzesco. Nonostante tutte queste misure di sicurezza, ancora
Comunque, nonostante tutto, il giorno dopo, o il giorno stesso dell'uscita, si trova in internet o sul DVD tutto quanto, bello preciso, bello. Vedi, vuol dire che comunque anche dopo tutta questa accortezza c'è sempre qualcuno che dopo riesce. Diciamo che riesce comunque a portare via il materiale. Ti faccio ancora due domande. Ma voi, noi ci lavoriamo, se veramente vi faccio vedere come lavoriamo noi alle segretissime copie, dite ma come fate? Cioè, anch'io me lo chiedo, ma come facciamo? Lo chiedo alle distribuzioni. Come è possibile lavorare? Ma neanche per i nerd, basta che uno che parla, cioè uno che dice qualcosa, tipo uno che dice che adesso stiamo doppiando le nuove 80 puntate di Dragon Ball, capito? Sì. Però tutti poi, lo so, ma va bene pesantemente criptato, ma schermo nero, ragazzi, schermo nero. Ma proprio per questa cosa, infatti, la domanda che ti volevo fare è, tu hai già lavorato su serie Netflix? Sì. Perché dicono che adesso, dal prossimo anno, ce l'ha detto altri doppiatori, le serie di Netflix dice che vorranno doppiare come la francese, no? Dicono che in Francia fanno vedere proprio lo schermo nero e c'è solo l'andamento praticamente della voce, cioè per far capire i movimenti e tutto. Ti è già capitato di doppiare così? Ho lavorato con questa tecnica e... allora, il discorso è molto serio e la situazione si sta un po' incrinando. La nostra categoria si sta opponendo a questo tipo di lavorazione perché questo lavoro viene fatto da attori, nel caso dell'Italia, da attori da almeno 3-4 generazioni. Io sono la quarta generazione nella mia famiglia, lo faceva la mamma di mio nonno, mia madre e io. Se l'hai detto prima che hai fatto tua mamma è doppiatrice, quindi adesso anche lei ha fatto l'Accademia d'Arte Drammatica e poi teatro e doppiaggio. E non si è mai vista una sorta di imposizione o comunque di leggera forzatura nel farci lavorare in questa maniera. I francesi lavorano così da sempre, noi lavoriamo in un'altra maniera da sempre. Ma per quello che comunque i doppiatori italiani sono più bravi, diciamolo, perché comunque il doppiaggio italiano dicono che è un doppiaggio di eccellenza, cioè nel mondo. Sì, ma adesso non voglio dire non voglio parlare di qualità o di affinità con l'originale. Sì, poi diventa anche difficile. Cioè, noi abbiamo sviluppato una nostra tecnica, non si può adesso stravolgerla. Io capisco l'interesse di Netflix, dei francesi, di diffondere la loro tecnica che hanno sviluppato in tutti questi anni e loro sono abituati a quello. Noi no. Poi io, nel mio piccolo, nel mio specifico, ho delle difficoltà di lettura, quindi sono dislessico. Devo avere assolutamente il copione e devo farmi dei segni. Devo farmi delle barre, delle cose, cioè tutti i segni miei che devo scrivere sul copione. Per dare al meglio appunto la voce. Ovviamente. Se tu mi metti una banda e mi fai lavorare con un'altra tecnica, una banda sullo schermo dove c'è scritto in corsivo la frase che io devo dire ed è più stretta, più lunga e alta o più larga a seconda se la frase è più rallentata o molto detta molto veloce, tu capisci che io è impossibile che riesca a leggere. Quando mi hanno fatto lavorare, nel mio caso, parlo di me stesso, con questa tecnica un paio di volte, io ho per forza dovuto richiedere l'ausilio del copione di carta. Sarà uno spreco di carta, è vero. Vabbè, per un certo si dovrebbe usare la carta riciclata, ma sì, però. Sarebbe meglio. Però nel mio caso specifico e di mia sorella noi avremmo serie serissime difficoltà. L'importante appunto è non, cioè nel senso se uno è sempre stato abituato così, cioè sì, è normale e tutti che... i miei colleghi fai provare a lavorare che ne so un veterano come che ne so Pietro Biondi, Bruno Alessandro e dico alcuni nomi con una tecnica di lavorazione così moderna diventa un casino e non saremmo così veloci come si aspettano loro. Il discorso, come dicevo all'inizio di questo parlé, è molto grande, complicato e non so neanche fino a dove posso spingermi nel parlare. Però sono interessanti, infatti queste domande ogni tanto le facciamo. Perché stiamo proprio vivendo ora questo momento e abbiamo fatto una riunione con i sindacati e tutto quanto, quindi questo argomento scotta. Ma io te l'ho fatta perché ieri c'era la doppiatrice di Imika, c'era qua ospite, infatti ai Japan Day, e infatti lei è uscita fuori nell'intervista che gli hanno fatto appunto questo discorso qua, hai capito? Mm-hmm.
Invece, ultima domanda, torniamo a te bambino, no? Se dovessi dire un cartone animato a cui tu sei legato, ma non che è doppiato, un cartone animato che ti piaceva. Trader G7. Oh, Batatacheo. Batatacheo. Quindi sì. L'uccello di fuoco di Trader, che è un personaggio, diciamo che. Come mai Bat? Perché è un robot simpatico. Cioè perché era simpatico, perché era più comico rispetto, sì, a tutti gli altri robottoni, robottoni. Quelli troppo. Mio nonno faceva un personaggio. Ah sì? Sì, faceva un personaggio. Mio nonno faceva un personaggio un po' ovunque, effettivamente, che lui era Gianfranco Bellini. Una voce. Il doppiatore, diciamo che usavano in tante serie, cioè nel senso che lo trovavano. Ma lui in tante... ha fatto da 2001 Odissea nello spazio di Kubrick, il padrone di Pongo nella carica dei 101, ah, e tantissimi miliardi di altri. Lui ha lavorato anche in Disney, quindi. Com'è? Sì. Ok. Ma lui è stata Disney, lui è stato la prima voce di Bambi. Sì, addirittura mio nonno è stata la prima voce di Bambi, oltre a essere, dicevi, quindi il padrone, poi, appunto, di Pongo, esatto. Anche di, della poi fu ridoppiato, e nella seconda versione di Bambi lui fu non mi ricordo se un altro animale, non mi ricordo se era il coniglietto, sì, Tippet, c'era Tippet e Fiorellino, la puzzola e il coniglio, forse Fiorellino, non mi ricordo. Lui, insomma, era cresciuto. Ridoppiarono tutto il cartone animato e non so se si ritrova ancora quel doppiaggio originale. Sì, comunque mio nonno. Sì, sta cosa comunque capitava spesso anche in Disney, perché anche mi ricordo che anche ne avevamo parlato una puntata di Disney Band, ad esempio per Peter Pan, che avevano ridoppiato tutto. A volte le copie erano fisiche, quindi le copie a volte si rovinavano, comunque c'era un problema di diritti o non so, che un problema di riversaggio. Magari una parte smagnetizzata, il doppiatore non c'era più. E quindi dovevamo rifare. Dovevamo rifare, sì. Ok, allora faccio un saluto per gli ascoltatori di Pianeta B Web Radio. Se non te lo chiedo in stile 3 del G7. Ho parlato. Comunque è bello, insomma, saluta i nostri amici all'ascolto. E grazie mille. Vabbè, allora, in questa occasione non so mai cosa dire, ma un sentitissimo e grandissimo saluto a tutti i radioascoltatori di Pianeta B Web Radio. Da Davide Perino. Grazie Davide Perino, grazie mille Davide, ciao, grazie mille.